Ogni tanto quando guardiamo gli anime, mio figlio mi chiede: "Mamma, mamma, cosa c'è scritto lì?" Quando appare qualche scritta in giapponese. Lui non si rende conto che, anche se sto studiando il giapponese da quasi 2 mesi adesso, sono ancora a livello che ogni tanto riesco a riconoscere un segno, non dico lettera perché non sono lettere, sono segni. Ogni tanto riesco a riconoscere: "Ah, quella è una A, quello significa mu, quello significa su, so, eccetera." Perché il giapponese è una lingua difficilissima. Perché ho iniziato a studiare giapponese? Perché, vabbè, prima di tutto perché sono affascinata dalla cultura giapponese e dalla letteratura giapponese. E mi piacciono tantissimo sia i manga che gli anime. Ho già parlato nei miei 3 minuti grezzi del mio amore per Lupin the Third. E poi perché volevo una nuova sfida da affrontare, anche perché ho letto che per rimanere giovani nel cervello, per non farsi venire l'Alzheimer, una delle cose che si possono fare è quella di fare delle cose nuove sempre, cose che sono difficili, che non sappiamo fare e che richiedono energia, richiedono impegno. Ecco, ho pensato tra le varie cose e ho deciso di iniziare a studiare il giapponese. Lo faccio da casa, naturalmente. Ho dapprima scaricato un paio di app, di quelle gratuite, alcune le usavo già, però mi sono resa conto che stavo semplicemente imparando in modo così, come una scimmia, stavo ripetendo parole senza però conoscerne il significato e soprattutto senza sapere niente della grammatica, eccetera. Poi ho trovato questa app fantastica che si chiama Human Japanese, che non solo ti dà le basi della lingua, le dà in modo molto complesso anche, molto profondo, che se una persona non ha mai studiato lingua, non ha mai fatto linguistica, non conosce la grammatica, è difficile, ma siccome grazie a Dio e grazie agli esami che ho dato all'università con la professoressa Loi Corvetto Mitica, ho studiato sia grammatica che linguistica, già parlo un paio di lingue, quindi a me agevola invece il compito. Detto ciò, il giapponese rimane una lingua difficilissima, una lingua fantastica, e io sto andando sempre in giro sia con l'app nel cellulare che nel mio tablet, e quando ho un po' di tempo, ad esempio quando accompagno mia mamma all'ospedale a fare le visite di routine, io metto lì quelle 2 o 3 ore, ta, 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 mi faccio tutti i miei esercizi di giapponese, imparando non solo a scrivere i segni, ma anche a scriverli partendo dalla parte giusta, dal verso giusto. Bellissimo, divertentissimo. Ecco, oggi finisco così.